Allora, esco dal bunker e mi reco in zona palazzi. Ieri qualcuno mi ha fatto notare che queste dirette finiscono anche in trasmissioni televisive in prima serata. Trasmissioni che, peraltro, se invece del filmato vogliono avere l'originale, possono semplicemente alzare il telefono. Tanto il mio numero ce l'hanno e io sono ovviamente lieto di andare in trasmissione a dire nei tempi contingentati che mi vengono assegnati e nel solito contesto uno contro tutti quello che penso. Poi, siccome, diciamo così, non è pugilato ma sono idee, l'uno contro tutti non mi ha mai spaventato. Anzi, penso che mi annoierò quando l'Italia diventerà un paese civile e i media daranno una rappresentazione del dibattito che sia in qualche modo proporzionale, che rifletta in qualche modo, non dico la effettiva consistenza degli argomenti e anche l'esperienza professionale di chi li sostiene, ma che sia banalmente proporzionale rispetto agli orientamenti della popolazione, nel senso che, voglio dire, in un paese che ormai è metà di destra e metà di sinistra, essere l'unico di destra in trasmissioni, diciamo così, egemonizzate dalla sinistra, per me è una sensazione piacevole, perché mamma mi ha fatto agonistico e quindi, diciamo, la lotta non mi spaventa, però onestamente è uno spettacolo abbastanza triste, questo va anche detto, cioè non... E fra l'altro io so, perché lo so, che molti degli attori di questo spettacolo sono essi stessi insofferenti rispetto alla necessità di dover fare questo triste lavoro, insomma. D'altra parte, questo lavoro qualcuno deve pur farlo e io rispetto chiunque lavori, qualsiasi lavoro faccia, insomma. Ovviamente i lavori hanno delle ricadute, hanno delle esternalità. Non so, faccio un esempio banale. Ci sono delle imprese che, pur nel rispetto di tutte le norme ambientali, magari hanno delle emissioni che oggettivamente sono inquinanti. Io stesso ho delle emissioni che, secondo Greta, sono inquinanti, perché in questo momento, nell'atto del parlarvi, produco anidride carbonica, che pare che sia un tremendo veleno, insomma, ci dicono, vabbè. Uno rispetta e però prende anche delle misure. Vedo che ogni tanto il telefono squilla, mi stanno cercando. Ecco, diciamo così, con tutto il rispetto per il lavoro di chi fa questo lavoro, inquinare la democrazia, inquinare il dibattito con argomenti falsi, conferire credibilità a personaggi visibilmente, diciamo, zero titoli, tornare su temi esauriti, riconosciuti come tali dal dibattito internazionale, non mi riferisco solo a quello scientifico, ma mi riferisco soprattutto a quello sui media, quindi, insomma, un dibattito in qualche modo congruente con quello di chi inquina. Ecco, tutto questo so che qualcuno deve farlo per vivere, so che si tiene famiglia, però ecco, lo dico con grande pietà umana e con grande serenità e con grande pacatezza. Non sottovalutate le conseguenze di quello che fate, non sottovalutatele, non siamo in un periodo come tutti gli altri. So che su 100 persone che parlano di PIL, 100 non sanno che cos'è, d'accordo? Su 60 milioni, 2 sanno cos'è. Bene, mettiamola così.
ho detto che su 100, 100 non lo sanno, perché secondo me le persone non si possono frazionare, non esiste lo 0,01% di una persona, insomma, ecco. Lo so benissimo, però se voi vi andate a guardare la serie storica del PIL italiano, voi capirete che questo periodo oggettivamente non è un periodo come tutti gli altri, quindi ci vorrebbe un enorme senso di responsabilità da parte di tutti. Io sono testimone diretto, e ovviamente non posso produrvi prove per correttezza, per dovere di riservatezza, del fatto che noi siamo in questo momento responsabili, propositivi, tranquilli, non soffiamo sul fuoco della rivolta, non soffiamo sul fuoco dell'indignazione popolare, forniamo ai tavoli di confronto con la maggioranza delle proposte costruttive e soprattutto non diciamo balle.